così autorevole. Io partirei da una considerazione, cioè il fatto che, a mio avviso, la democrazia inizia e forse finisce con due omicidi irrisolti. Il primo, ovviamente, inizia, avvenne tantissimo tempo fa, eravamo nella Grecia antica, quella che i nostri manuali spacciano come la prima democrazia che abbiamo conosciuto, e in cui sostanzialmente governava un signore che però i libri di storia, salvo gli specialisti, non ricordano quasi più, che era Efialte, uomo di umili origini. In realtà il vero democratico di quella Atene, perché era l'unico che aveva limitato fortemente i poteri dell'Areopago, che era una sorta di consiglio degli aristocratici, era l'unico che aveva stabilito delle regole che potessero consentire anche a un cittadino di origini più modeste di poter dire la sua. In realtà Efialte appunto non lo ricorda nessuno, e anche perché probabilmente una notte venne ucciso misteriosamente, dava fastidio a qualcuno, venne ucciso misteriosamente e non si seppe mai chi fosse stato. Una fonte autorevole come Plutarco sostiene che probabilmente il mandante fosse stato un certo signore di nome Pericle, il quale, invidioso della popolarità di Efialte, invidioso del fatto che questo Efialte lo stesse mettendo in ombra, decise di ricorrere al più democratico degli strumenti, e cioè eliminarlo fisicamente. Già allora la legge del più forte, del più comunicativo, funzionava, perché Pericle lo conosciamo tutti. Pericle è rimasto famoso nei nostri manuali di storia, e non solo, e Efialte non lo ricorda più nessuno. Eppure Pericle, si parla della democrazia di Pericle, ma era una democrazia fino a un certo punto, perché noi sappiamo che Pericle al suo interno attuò una politica personalistica, demagogica, diremmo oggi. All'esterno mise in atto una politica spregiudicatamente imperialistica. Soprattutto la democrazia di Pericle era una democrazia dei due terzi, come verrà poi chiamata da altri storici, cioè tutte le donne non avevano alcun diritto, e non avevano alcun diritto neanche i non greci, i non ateniesi, gli schiavi. Di fatto era una ristrettissima parte della popolazione per la quale si poteva parlare, con molte virgolette, di democrazia. Efialte venne ucciso quella sera misteriosamente. Oggi quei pochi libri di storia che lo ricordano lo nominano come il Robespierre dell'antichità. E questo ci permette di ricollegarci all'altro grande evento che i libri di storia presentano come un momento in cui il demos sembrerebbe aver acquisito un certo kratos, un certo potere. E la Rivoluzione francese, 1789. Ma veramente democratica la Rivoluzione francese per come noi intendiamo oggi la democrazia? Ma ancora una volta basti pensare che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che venne promulgata in quell'occasione, era dell'uomo inteso come maschio. Perché quando una illustre pensatrice di nome Olympe de Gouges provocatoriamente disse: ma insomma, vogliamo riconoscere i diritti anche alle donne? La Rivoluzione francese fu un evento, da questo punto di vista, persino traumatico. La prima volta, dicono ancora oggi alcuni manuali di storia, in cui si può parlare di suffragio universale, cioè il diritto di voto da parte di tutti. Peccato che dimenticano di specificare che era un suffragio universale maschile. Olympe de Gouges intervenne dicendo: beh, no, se noi donne possiamo finire sulla ghigliottina, allora potremo anche votare e persino essere elette. Provocatoriamente Olympe de Gouges dovette scrivere la Dichiarazione universale dei diritti della donna, perché quella dell'uomo evidentemente non era sufficiente.
per tutta risposta, in quel momento in cui lei fece questa cosa, governava Robespierre, che la ghigliottinò. E anche lui risolse il problema nella maniera più democratica possibile, eliminando fisicamente colei che si permetteva di dire che se dobbiamo parlare di demos kratos, cioè di potere del popolo, beh, anche le donne fanno parte del popolo, non si vede perché ne debbano essere escluse. Da un punto di vista filosofico i conti tornano, perché non c'è stato nessun grande pensatore prima del Novecento che abbia mai tessuto un minimo elogio della democrazia, quantomeno della democrazia come la intendiamo noi oggi. Si sono tutti scagliati contro la democrazia, ritenendo che questa fosse pericolosa, inquietante, contraddittoria. Si ispiravano a Platone, il quale diceva: la democrazia è il regime che più facilmente può sfociare nella tirannia. Ma evidentemente Platone parlava di una democrazia diversa rispetto a quella che intendiamo oggi. I grandi autori ritenevano che la democrazia, non che fosse fragile, come dice il titolo del nostro incontro di stasera, ma che dovesse essere fragile, perché non è concepibile, doveva essere fragile da un punto di vista teorico, perché fin dal nome potere del popolo non poteva essere applicabile, non è stata mai applicata in questi termini, e che peraltro se fosse stata una democrazia forte sarebbe stata problematica, perché nel momento in cui il popolo, il demos, dovesse prendere il potere, tutte le volte che il popolo si è avvicinato a prendere il potere si è sfociato in regimi totalitari, che fosse la rivoluzione francese, che fosse la rivoluzione bolscevica, non faccio altri esempi per non allungarmi troppo, però insomma questo si diceva. E prima del Novecento, allora qui arrivo all'Italia, qui mi ricollego all'Italia, perché? Perché l'Italia, come tutti sappiamo, ovviamente era sorta da poco, siamo negli anni, proprio negli ultimi anni del secolo, dell'Ottocento, e un signore di nome Guglielmo Marconi scrive una lettera al Ministero delle Poste perché era convinto di aver fatto una grande scoperta. Effettivamente era una grande scoperta, perché Guglielmo Marconi riuscì a scoprire un qualcosa per cui oggi si è arrivati ai computer, oggi si è arrivati alla rete, alle tecnologie digitali. Nessuno ci sarebbe arrivato, lo ammettono gli stessi inventori di questa grande tecnologia, se non ci fosse stato Guglielmo Marconi. Ecco, per farsi un'idea della democrazia italiana, Guglielmo Marconi nel 1896 scrisse una lettera al Ministero allora delle Poste, Poste Telegrafonici si chiamava, che era presieduto da Pietro Lacava. Io non so dirlo in una maniera migliore, Pietro Lacava era un politico trombato, che non era stato rieletto e quindi, come da abitudine fin da allora, gli era stato dato un contentino, cioè un posto in cui poteva in qualche modo esercitare una qualche influenza. Ecco, peccato che in quel caso Pietro Lacava, da politico illuminato, come nella buona tradizione italica peraltro, per tutta risposta alla lettera di Guglielmo Marconi scrisse solo questo: alla Longara. La Longara era un famoso manicomio di Roma. Lacava, uomo illuminato come pochi altri evidentemente, aveva letto la lettera di Marconi e aveva ritenuto che questo giovanotto avesse sostanzialmente deragliato cognitivamente e che quindi dovesse essere mandato alla Longara. Morale della favola, ci troviamo subito di fronte a un primo esempio di scontro fra uno dei rari geni italici con la miopia e l'ignoranza della politica. Miopia e ignoranza che peraltro continuano ad avere e continuavano ad avere in quel caso una forte influenza, perché Lacava da trombato non era certo tornato a casa, ma gli era stato dato anche qui, come da buona tradizione del bel paese, un incarico. Insomma, erano gli stessi anni, due anni dopo, il generale Bava Beccaris mandava l'esercito, o meglio comandava il suo esercito, per sparare sulla folla che protestava per il pane. In quegli stessi anni, erano gli anni in cui
lo scandalo della Banca Romana, gli altri scandali, insomma, emergeva una classe dirigente e politica mediamente corrotta, una classe, diciamo, intermedia, che era quella dei funzionari alla Pietro la Cava, che, su cui stendiamo volentieri un velo pietoso, e poi uno dei rari geni italici, Guglielmo Marconi, che dovette prendere atto di quella risposta perfino beffarda data dalla Cava e andarsene in Inghilterra, dove impiegò 3 giorni a ricevere un cospicuo finanziamento, 4 volte tanto rispetto a quello che aveva chiesto come finanziamento al Ministero delle Poste italiane. Perché in Inghilterra evidentemente si erano accorti che Guglielmo Marconi, o in Inghilterra non c'era la Longara, o si erano accorti che quella lettera di Guglielmo Marconi probabilmente non era così delirante. Allora ecco che già da questo noi vediamo come emergevano subito le malattie endemiche, come le altro vogliamo definirle, della fragile democrazia italiana, e cioè corruzione, trasformismo e inadeguatezza della classe politica. Sto generalizzando, sì, sto generalizzando, però ancora oggi non è che ci allontaniamo molto da questa realtà. Mortificazione del merito significa che non si creano le condizioni a tutti i livelli affinché emergano nella società civile italiana, le università, i partiti politici, ovunque, emergano le persone che effettivamente meritano, ma siamo il paese, siamo stati la fragile democrazia del familismo, un qualcosa che è appartenuto sia alla tradizione cattolica sia alla tradizione comunista, per cui alla fine si dovevano sistemare determinate persone perché tenevano famiglia. Ma questo poi, come dire, sono dei nodi che si creano e che prima o poi arrivano al pettine, perché creare le condizioni perché un paese abbia una classe dirigente mediocre evidentemente prima o poi comporta un prezzo che si deve pagare, soprattutto quando, come oggi, l'Italia non gode più di posizioni privilegiate grazie al fatto che geograficamente può puntare i missili verso l'Unione Sovietica. Oggi è fondamentale avere delle competenze effettive per riuscire a giocare un ruolo in questo mercato internazionale che mai come oggi è competitivo. Terzo elemento che ha caratterizzato il nostro paese, ci piaccia o meno, è un'ignoranza diffusa. Un'ignoranza diffusa che il più delle volte arriva ai piani alti, arriva a ricoprire ruoli, bene che vada, sono quelli di Pietro la Cava, perché male che vada, sono altri. Ogni riferimento è puramente casuale, chi mi ha preceduto parlava di Fedez, io ho sentito parlare questo signore, un inglese fluente, e penso che potrebbe fare il ministro degli esteri molto meglio di chi non riesce oggi a parlare neppure un italiano fluente, eppure ricopre quel ruolo. E non me la voglio prendere con una determinata classe politica, perché riguarda un po' tutta la classe politica, quella di un'ignoranza diffusa mediamente. E questi difetti endemici si sono radicalizzati, al tempo stesso hanno trovato una sintesi oggi, e qui arriviamo all'oggi. Perché? Perché oggi i dati ci dicono, mi riferisco al rapporto sull'istruzione del 2019, ci dicono che l'Italia è il paese che investe sulla cultura e sull'istruzione meno di tutti gli altri paesi, ad eccezione della Grecia e dell'Albania. Investimenti su cultura e istruzione, l'Italia è terzultima in Europa per quantità di finanziamenti a questo comparto, si sarebbe detto una volta, fondamentale. Il livello degli studenti, sia di scienze umanistiche, sia di scienze naturali, è fra i più bassi in Europa.
Uno studente su tre non è in grado di comprendere il significato di un testo se questo significato non viene esplicitato chiaramente. I nostri studenti, che possono vantare delle competenze digitali medio-alte, sono il 33% rispetto al 58% della media europea. Come dire, stanno sempre davanti al cellulare, ma se ne devono fare un uso utile anche alla loro vita, entrano in crisi. È una forma di dipendenza, non di competenza rispetto al mezzo. Terzo elemento, una classe politica che non investe sulla cultura è evidentemente una classe politica che genera le condizioni affinché anche l'opinione pubblica a sua volta sia un'opinione pubblica di basso livello culturale. E noi sappiamo che è un circolo vizioso, perché poi da dove proviene la classe politica? Da quella stessa opinione pubblica. Le persone che si candidano evidentemente provengono da quella stessa opinione pubblica. Opinione pubblica che, al pari della sua classe politica peraltro, è povera di pensiero autonomo e critico, oltre a essere povera degli strumenti con cui interpretare la realtà circostante. Se Fedez scendesse veramente in politica, oggi corriamo il rischio di dire è un lusso, perché potrebbe andarci molto peggio. Molto peggio. E consentitemi di finire facendo il filosofo, insomma, i grandi filosofi, penso a Norberto Bobbio, nel 1984, in un libricino che si intitolava Il futuro della democrazia, Norberto Bobbio dette una definizione fondamentale di democrazia, disse: la democrazia è quel regime in cui i governati sanno e possono controllare l'operato dei governanti, non il contrario. E già nel 1984 Bobbio diceva: noi ci troviamo, rischiamo di andare verso una computercrazia, non verso una democrazia, cioè rischiamo di andare verso un regime in cui la strumentazione tecnica dominante è quella che consente ai governanti di controllare quello che fanno i governati, non il contrario come dovrebbe avvenire in un regime democratico. Un altro grande teorico della democrazia, che era Karl Popper, diceva che la democrazia vera è la democrazia critica, quella in cui le opinioni diverse si confrontano, magari si scontrano, ma con uno spirito comune che è quello della crescita della democrazia e della collettività, non lo scontro selvaggio che c'è oggi e che ancora una volta emerge dalla logica dei social network, per cui se ti azzardi a dire una sfumatura diversa rispetto a quella di qualcun altro ti trovi ricoperto di insulti, perché questa è la logica. Insomma, la democrazia è critica, è cognitiva, diceva John Dewey, e cioè è democrazia quel regime dove la maggior parte dell'opinione pubblica ha una strumentazione non solo culturale ma anche critica, di libero pensiero, tale da poter esercitare un ruolo democratico e da poter contribuire alla democrazia. Ma tutto questo oggi sta svanendo un po' in tutti i cosiddetti paesi occidentali o industrializzati, sta svanendo soprattutto nel nostro paese. Ah già, erano due gli omicidi. Io ho paura, e qui concludo, che la sera del 28 febbraio del 1986 possa essere la sera in cui è finita la democrazia. Quella sera il primo ministro svedese, che si chiamava Olof Palme, venne misteriosamente ucciso a poche centinaia di metri da casa sua. Anche questo omicidio, esattamente come l'omicidio di Efialte nella Grecia del V secolo a.C., rimase irrisolto. Non si riuscirono a trovare i colpevoli certi. Quello che però noi possiamo sapere sono le caratteristiche di Olof Palme. Le caratteristiche di Olof Palme era
di aver creato in Svezia lo stato sociale più progredito al mondo, che divenne un modello per tutti, per molti degli altri stati del mondo. Olof Palme si era opposto alla guerra del Vietnam. Olof Palme si era opposto all'apartheid in Africa. Olof Palme aveva dichiarato simpatia per quegli stati africani che invece di piombare nelle dittature spesso finanziate dai paesi occidentali cercavano di approdare verso delle democrazie socialiste. Olof Palme, ultimo punto, disse che una democrazia socialista sarebbe stato l'ultimo tentativo prima di arrendersi al potere incontrollato della finanza. Il 28 febbraio del 1986 Olof Palme fu ucciso e forse, per come sono andate le cose oggi e per come le vediamo oggi, con lui potrebbe essere morta la democrazia. Grazie.